Arriva già alla quarta giornata, una delle partite più attese dell'intera serie cadetta, ovvero il derby tra Bari e Lecce. Levantini contro Salentini, questo in pratica è il match che andiamo ad assistere oggi tra Bari e Lecce, due squadre che hanno ambizioni di promozione, non le nascondono, e che si presentano a questa partita cariche, con i loro tifosi, di mille ambizioni, proprio per riuscire a staccare dal rivale in classifica. È tutto pronto per l'inizio della partita che è affidata al signor Ceccarini di Livorno. La linea va quindi allo studio per la telecronaca diretta del match. Siamo al decimo minuto, partita per il momento equilibrata, ma prova il Bari a rompere questo equilibrio proprio con Frank Farina, che è servito sulla fascia destra dal tiro, palla che colpisce il palo, la schiena di Battara, ma non varca la linea. E pertanto il portiere del Lecce può impadronirsi della sfera. Bari pericolosissimo al decimo minuto con Farina. Siamo al quindicesimo e ancora l'attaccante belga del Bari, Frank Farina, in questo momento il più attivo dell'attacco dei Galletti, a presentarsi davanti a Battara, che è pronto in uscita a chiudergli lo specchio della porta il tiro, ed è bravissimo il portiere del Lecce a non farsi superare. Siamo giunti al 28esimo e sempre il Bari ad avere l'iniziativa in questo derby nel quale il Lecce non si è ancora fatto vedere in attacco. Ci prova ora con Loseto, incursione dalla sinistra, il tiro, bravissimo Battara a rispondere. La palla resta comunque in possesso del Bari, ma intanto il Lecce si è salvato anche in questa circostanza. Siamo giunti al 36esimo, sempre il Bari in attacco con Fortunato, il tiro da posizione centrale, bravissimo ancora una volta Battara, non farsi sorprendere. E nel finale di tempo si vede anche il Lecce, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, la palla arriva a Paolo Benedetti che va al tiro, grandissima la risposta del portiere del Bari che non si è fatto superare dal tiro forte ma centrale del numero 10 del Lecce. Si resta pertanto sullo 0-0 quando siamo giunti al 42esimo minuto del primo tempo. Ma attenzione, perché è quasi un rigore in movimento quello che ha a disposizione al 44esimo Loseto per il Bari in un contropiede nel quale la difesa del Lecce è rimasta davvero sorpresa. Il tiro, ed è Battara che non va giù prima. Loseto non alza a sufficienza il pallone e pertanto il portiere del Lecce ha la meglio nel duello con il numero 2 Barese. Siamo al 52esimo, azione insistita da parte del Bari che porta ancora Farina in posizione di tiro ed è ancora una volta Battara a dire di no e a spedire il pallone in calcio d'angolo. E siamo al 54esimo, il forcing del Bari è costante e continuo e adesso David Platt che prova da posizione centrale a battere Battara e questa volta con un colpo meraviglioso che va a infrangersi prima contro il palo e poi terminare in fondo al sacco. Il Bari passa in vantaggio, giocata magistrale del suo fuoriclasse David Platt che va in rete e sblocca il derby contro il Lecce al 54esimo, Bari 1, Lecce 0. Sono trascorsi appena 4 minuti dal gol di David Platt ed è Cucchi che si ripropone sulla destra per il colpo del possibile KO, il tiro, palo pieno e si salva la difesa del Lecce con un po' di fortuna. Fase centrale del secondo tempo abbastanza confusa, le squadre si sono allungate ma non sono arrivate occasioni da rete, soprattutto il Lecce non si è mai reso pericoloso dalle parti di Biato e ora Cucchi invece che prova a chiudere il match al 73esimo con il suo sinistro tiro ed è bravo Battara a non farsi ingannare dalla conclusione, a dire il vero, non assolutamente insidiosa del numero 7 del Bari. Si aprono voragini nella difesa del Lecce, ci prova ancora Loseto, decisamente uno dei giocatori più intraprendenti del Bari, che al 76esimo si presenta davanti a Battara e viene fermato dal portiere, poi scivolando non riesce a rialzarsi in tempo per ribadire in rete un gol che sembrava fatto. Ci riprova Cucchi dalla destra all'82esimo, posizione davvero defilata, in tiro ed è Battara a respingere ancora in fallo laterale
pare che merita decisamente il vantaggio. Attenzione, siamo all'87esimo, difesa del Bari incredibilmente allegra che permette l'inserimento centrale di Ferri, che va al tiro e trova il gol del pareggio, battendo Biato sul palo alla sua destra. Il portiere barese aveva battezzato il palo opposto e pertanto, quando siamo giunti all'86esimo, il punteggio è di 1-1 tra Bari e Lecce. E termina col punteggio di 1-1 il derby tra Bari e Lecce, un risultato che forse premia eccessivamente la squadra salentina, che è stata dominata per larghi tratti dal Bari. L'errore commesso dai giocatori di maglia bianca è stato quello di non riuscire a trovare il gol del 2-0 nonostante le notevoli e le numerose opportunità avute, specie all'inizio ripresa. Il gol di Ferri è sicuramente stata una doccia gelata giunta poco dal termine, meno di 5 minuti, e pertanto il Bari non ha più avuto opportunità per riportarsi in attacco e in vantaggio. È tutto dallo stadio San Nicola, Bari 1, Lecce 1, termina così in parità, una delle partite più attese del quarto turno della Serie Cadetta.